Buonasera cari amici, fratelli e sorelle in Cristo. Mettiamo tutto subito sotto il manto della Madonna e sotto protezione dello Spirito Santo in questa odierna puntata del tempo della Regina della Pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito. Vieni per Maria. Vieni per Maria. Bene. Adesso saluteremo piano piano gli amici che ci verranno a trovare in questa giornata, in questa serata, per cui salutiamo già tutti gli amici del palinsesto del Popolo della Famiglia, che ormai è a pieno regime. Abbiamo visto anche stamattina il nostro presidente con quanta foga chiedeva per l'appunto l'umiltà, chiedeva la riconciliazione. Si rammaricava perché quel gennaio non è stato in grado di unificare quella piazza che oggi è divisa, e sappiamo benissimo che il divisore non è Dio, ma il divisore è Satana. E allora bisogna chiamare per nome e cognome, come fa Papa Francesco, il principe delle tenebre, colui che tira i fili di questo mondo, anche se sappiamo benissimo che con la morte e la risurrezione di Cristo Satana è stato sconfitto, però sta tentando ancora i suoi figli sulla terra. Per cui questa mattina, io sentendo il presidente, ho fatto questa analisi, no? Quanti divisori ci sono, quanti seminatori di zizzania, quanti menzogneri. Se si vive nella menzogna e non c'è la verità, non c'è Dio, c'è un falso Dio, e bisogna fare attenzione, perché questo noi lo possiamo solo e esclusivamente riconoscere nella preghiera. Se noi non viviamo nella preghiera, ci possiamo far confondere da questi finti buonismi, da queste finte verità, che poi praticamente vengono man mano scoperte. Sicuramente il gioco di Satana è un gioco ormai ripetitivo. Chi prega riconosce bene come il demonio si manifesta e come Maria ti dà le armi per riconoscere. Allora io voglio subito iniziare con un messaggio, visto che il tempo è della Regina della Pace e non è delle nostre parole, ma vi leggo subito il messaggio del 2 febbraio del 2012. Cari figli, da così tanto tempo io sono con voi, e già da così tanto tempo vi sto mostrando la presenza di Dio ed il suo sconfinato amore, che desidero tutti voi conosciate. Ma voi, figli miei, voi siete ancora sordi e ciechi. Mentre guardate il mondo attorno a voi e non volete vedere dove sta andando senza mio figlio, state rinunciando a lui. Ma egli è la fonte di tutte le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite. Non state pregando lo Spirito Santo affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta regnando. Io vi indico l'umiltà. Figli miei, ricordate, solo un'anima umile brilla di purezza e di bellezza, perché ha conosciuto l'amore di Dio. Solo un'anima umile diviene un paradiso, perché in essa c'è mio figlio. Vi ringrazio di nuovo e vi prego, pregate per coloro che mio figlio ha scelto, cioè i vostri pastori. Ecco, in questi giorni stiamo vedendo tanta difficoltà nella Chiesa, e Maria, sono 5 anni all'incirca che ogni fine messaggio chiede proprio di pregare per coloro che suo figlio ha scelto, per i sacerdoti, per i pastori.
Abbiamo già visto che questo è un tempo di grazia. Nell'ultimo messaggio la Madonna ha detto che siamo in attesa. Rimanete in attesa. In attesa di cosa? Di un passaggio epocale che sta avvenendo. Se andiamo dietro alle notizie che ci propinano i mass media, regna la confusione. Allora noi dobbiamo farci un'idea, non nostra, ma un'idea seria del mondo, dove va a finire, in quale direzione sta andando. Il mondo ormai è in mano a guerre, è in mano a lobby capitalistiche, è in mano a lobby farmaceutiche, è in mano all'eugenetica, e praticamente il mondo si è messo al posto di Dio. Dio è tenuto fuori. Ma questo ormai è da tempo, no? Leggendo quel romanzo di Charles Benson, Il padrone del mondo, che è stato scritto nel 1890, racconta perfettamente i fatti come stanno andando oggi, no? Parla dell'eutanasia, parla che arriverà un uomo che annienterà la Chiesa e rimarrà un umanesimo. E la direzione che noi stiamo andando è questa. Il discorso è che noi come cristiani non dobbiamo giudicare, ma dobbiamo semplicemente usare le armi che Maria, Regina della Pace, ci dà. E le armi che sono il Santo Rosario, la Sacra Scrittura, l'Eucaristia, il digiuno e la confessione. Con queste armi noi riusciamo a trovare la nostra pace interiore, perché senza la nostra pace interiore non possiamo diffondere la pace neanche nella nostra famiglia, non possiamo diffondere la pace nel fratello, e allora diventiamo degli arrivisti, diventiamo dei prepotenti, diventiamo dei bugiardi, e quella menzogna la trasformiamo in verità per colpire il fratello. Ma chi prega non ha paura di questo, anzi, beati quando verrete perseguitati nel mio nome, perché il vostro nome è scritto nei cieli. E leggendo, pregando con la Chiesa nella liturgia delle ore, anche stamattina, ci sono i nemici che sono pronti a legarti i lacci ai piedi, a tenderti insidie, a tenderti menzogne, e tu semplicemente cosa devi fare? Confidare in Dio. La reazione normale è reagire, sgomitolare, farsi spazio, ma questo non fa parte del popolo di Dio, questo fa parte del popolo del mondo. E allora a questo punto salutiamo già un po' di amici. Li vuoi salutare tu, Angela? Va bene. Dopo aver sgomitato con gli amici, salutiamo Gianni D'Antuono, Giuseppe Focone. Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao ragazzi, buona diretta. Grazie Giuseppe Focone e anche a te per le tue magnifiche dirette. Remo Tebaldo, Mirko De Carli, domani appunto ci sarà questa grande festa a Bologna, dove siete tutti invitati, noi ci saremo. Impegnatissimo, quindi... ho fatto veramente una cosa notevole, sforzo. Maria Antonietta Mastrandrea, ciao. Alessandra Tumino, ciao Angela, ciao Emanuele, ricambiamo. Gabriella Maiglia, Paolo Ciconte, Italo Socciu. E Gabriella Meglia scrive: dobbiamo andare avanti nel Signore nonostante tutti i lacci. Grazie. Bene. Cristina De Rada, ciao. E Elena Di Pietro, grazie alla nostra Elena Di Pietro, la fedelissima di tutto il palinsesto. Sì. Bene. Sei una grande, bene. Questa sera vorrei un po' focalizzare l'attenzione sulla famiglia, perché stavo approfondendo il programma F come famiglia, però questa sera non leggo il programma. Vorrei appunto concentrarmi un po' sulla famiglia, partendo proprio, visto che questo è il tempo della Regina della Pace, partendo proprio dalle famiglie dei veggenti, perché una novità di queste apparizioni del giorno d'oggi, diciamo queste di Medjugorje, è che
nessun veggente si è consacrato, ma tutti hanno creato una famiglia. Noi eravamo abituati finora, fino ad oggi, a vedere appunto a Fatima, a Sor Lucia si è consacrata, Bernardetta ancora prima consacrata, Suor Caterina Labouré era una suora, insomma, si era un po' abituati a legare il ruolo del veggente al ruolo di un consacrato. Invece la novità appunto è proprio che, pur essendoci sei veggenti nelle apparizioni di Medjugorje, nessuno di loro è sposato, ma, consacrato, ma sono tutti sposati e hanno proprio anche figli. Ad esempio Visca ha due figli, tra l'altro Visca è stata l'ultima nell'ordine dei matrimoni a sposarsi, Ivan abita in America, ha quattro figli, Maria abita in Italia, qua vicino a noi a Monza, ha quattro figli, Miriana ha due figlie, di cui una si è appena sposata a maggio dell'anno scorso, Ivanka ha tre figli e Ivan e Jacob ha tre figli. E allora, per un po' di tempo, insomma, questa sembrava proprio una cosa stranissima. In realtà poi, considerando come la famiglia è attaccata in questi tempi, come si è veramente in difficoltà a creare una famiglia, si è potuto intuire che è probabilmente proprio l'esempio che manca oggi alla nostra società, quello appunto di avere una famiglia, e i veggenti stessi sono nella loro libertà, perché comunque anche loro hanno la libertà di scegliere nella loro libertà appunto hanno scelto di costituire delle famiglie, con tutte le problematiche umane, no? Perché comunque anche i veggenti non vivono in un limbo diverso da noi, la diversità che hanno loro è che vedono con gli occhi del corpo la Madonna, ma questo non li esula dai sacrifici umani che tutti noi facciamo. Allora mi piacerebbe un po' approfondire meglio l'aspetto proprio del matrimonio. Che cos'è il matrimonio? È molto difficile capire veramente la natura profonda del matrimonio, no? Perché si è un po' abituati, quando si parla di matrimonio, a collegare il matrimonio alla felicità. Infatti, quando due ragazzi presentano il proprio fidanzato, che si è capito che l'uomo è la donna della propria vita, cosa si dice per rassicurare i genitori? Lui, lei è l'uomo, la donna della mia vita, sento che mi renderà felice. Gli auguri che si fanno ai dei novelli sposi sono auguri di felicità, di gioia, quindi si guarda sempre solo un po' questo aspetto, no? Il matrimonio associato alla felicità. In realtà è un equivoco questo, perché può creare un equivoco, anche perché la felicità, proprio perché a differenza di quello che la nuova società ci vuole indicare, no? Che uomo e donna è la stessa cosa, c'è il genere, c'è quello che ti senti, in realtà sia l'uomo che la donna hanno proprio degli aspetti psicologici, fisici, completamente delineati in maniera diversa, proprio anche nella scelta, nell'attrazione per un matrimonio. La donna cosa cerca? La pienezza affettiva e la pienezza sentimentale, mentre l'uomo cerca la soddisfazione dei propri bisogni sessuali. Quindi anche qui, anche proprio in una spinta psicologica, vediamo come la natura uomo-donna è comunque diversa, e quindi dobbiamo proprio rassegnarci. Uomo-donna sono due cose diverse, non sono interscambiabili, sono anzi complementari. E un'altra cosa che può magari far arrivare all'equivoco di quello che è un matrimonio, quindi non è solo la felicità, non è l'appagamento sentimentale, non è l'appagamento sessuale, non è nemmeno uno status sociale che bisogna raggiungere quando si pensa al matrimonio, e non si può fare nemmeno un matrimonio per una solitudine affettiva. Bisogna anche capire che non si può guardare nell'altro l'altro come un mezzo per soddisfare le proprie attese. Quindi dobbiamo veramente capire perché, qual è il motivo reale che può rendere un matrimonio duraturo e un matrimonio soprattutto completo. Quello che può far arrivare alla pienezza di un matrimonio è capire
che là non è l'altro il nostro bene, ma noi dobbiamo tendere al bene dell'altro, cioè non è l'altro che può soddisfare le nostre aspettative e non è nell'altro che dobbiamo vedere ciò che noi possiamo attendere. Quindi non dobbiamo essere strumento di egoismo, noi no, l'altro per noi non è uno strumento ma è un completamento, altrimenti si rischia di costruire un rapporto egoistico a due. In effetti già Giovanni Paolo II ha spiegato che già nella Genesi Dio ha creato prima l'uomo affinché appunto proprio l'uomo, inteso sesso maschile uomo, la prima creatura che Dio ha creato, sperimentasse la solitudine. E in questa solitudine Dio ha proprio detto: non è bene che l'uomo sia solo. Quindi attraverso queste parole di Dio si può già capire dalla Genesi che l'uomo non si realizza appieno da solo, non realizza appieno la propria essenza nella propria solitudine e si realizza con qualcuno, ma ancor meglio per qualcuno. Ecco, con quel per qualcuno si realizza totalmente la pienezza dell'uomo, quindi la pienezza del matrimonio, perché il matrimonio è per l'uomo e la donna, è per la donna una maniera di realizzare la propria vocazione di persona attraverso il dono di sé. Questa è una vocazione, perché poi c'è proprio la vocazione alla consacrazione, che è un'altra cosa. Questa sera appunto approfondiamo la vocazione al matrimonio, ed è questa vocazione: l'uomo deve essere per una donna e la donna deve essere per l'uomo. Questo proprio è un dato di natura, perché la natura ha proprio preordinato questo completamente. Quindi il matrimonio è una condizione a cui la natura umana ci chiama spontaneamente e oserei anche dire imperiosamente. Quindi tutto quello che ci viene raccontato oggi come unione civile, intesa due uomini piuttosto che due donne, eccetera, oppure il gender ci dice sì, quello che senti, eccetera, è tutta appunto una grossa menzogna, perché proprio a livello naturale, a livello profondo, l'uomo e la donna sono un completamento, un dono di sé, e sono proprio il completamento ottimale avviene quando si arriva attraverso una maturazione interiore al vivere per l'altro, nemmeno con l'altro, ma addirittura per l'altro, proprio perché il matrimonio è una vera vocazione, è una vocazione a cui si arriva attraverso la libertà personale, attraverso il ragionamento. Quindi non è un qualcosa che Dio ha prestabilito e predefinito, no, si è certo sotto lo sguardo di Dio, sotto la benevolenza di Dio, ma è una libertà di scelta ragionata e sarebbe auspicabile che questa scelta venisse comunque attraverso la preghiera, perché sappiamo benissimo che la preghiera comunque ci guida profondamente attraverso appunto lo Spirito Santo. È il dono che noi facciamo all'altro e che Dio orienta. Ecco, l'altro diventa per noi dono, noi diventiamo dono per l'altro sotto la benevolenza di Dio. Però cosa capita nel matrimonio? Si fa un'esperienza e c'è l'esperienza dei propri limiti, ed è quello poi che crea un po' il territorio pericoloso del matrimonio, cioè l'esperienza dei propri limiti e dei limiti della persona che ci sta accanto, i limiti dell'altro. Questi limiti potrebbero essere limiti del corpo, perché magari non si sposa quello che si ha come ideale di bellezza, di fisicità dell'altro, oppure ci sono i limiti del carattere, perché ci sono questi difetti, chiamiamoli così, che possono essere scatenati dall'educazione ricevuta, dalla storia vissuta, dalla famiglia di provenienza o anche solo da ferite interiori che si possono essere costituite all'interno della propria persona, oppure ci sono anche proprio dei limiti di fede, i due coniugi non si trovano sullo stesso livello di un cammino di fede. Ecco, questi limiti
affinché non diventino divisione, bisogna capire che bisogna accettarli, bisogna amarli, ma soprattutto bisogna perdonarli, anche perché l'idea di cambiare il proprio marito o la propria moglie è proprio pura illusione. E dobbiamo anche capire, oltre che questi limiti, accettarli, amarli e perdonarli, dobbiamo proprio capire che questi limiti sono l'essenza, la vera natura dell'altro. Senza quei limiti, l'altro che noi in quel momento abbiamo scelto di sposare, che abbiamo scelto, con cui abbiamo scelto di condividere tutta la vita, non sarebbe la stessa persona se non avesse quei limiti. Quindi nel momento in cui noi evitiamo di voler cambiare quei limiti, ma li accettiamo, li amiamo e li perdoniamo, ecco, a quel punto il matrimonio inizia a viaggiare su binari sicuri, su binari sereni. Diciamo, le tensioni ci possono essere, ma queste tensioni devono, come tutte le tensioni, se vengono vissute nella maniera sana, cioè per una crescita, per un completamento, per un aiuto vicendevole, ma più che aiuto, per un scoprire nelle difficoltà che si vivono insieme un motivo, un punto di crescita e di scoprire nuovi terreni che portano a camminare sempre più avanti nella direzione della propria vita, che comunque poi si concluderà con l'incontro finale di Dio, ecco, si arriva a scoprire nell'altro la persona reale e non la persona idealizzata. Allora io vorrei proprio, per questo argomento che ho trattato finora, leggere un messaggio di Maria. Proprio la Madonna ci dice, cioè, il 29 agosto del 1981, dice testuali parole: mi domandate di quella donna che vorrebbe lasciare il marito perché la fa soffrire. Io dico: resti con lui e accetti la sofferenza. Anche Gesù ha sofferto. Ecco, una cosa che noi dobbiamo capire è fondamentale, che su questa terra, nel momento in cui arriva la sofferenza, bisogna proprio accettarla, vuoi nel matrimonio, vuoi nella vita, e per poterla accettare, l'unico pensiero che fa subito sgonfiare il peso schiacciante, devastante della sofferenza, è proprio ricordare che Gesù, prima di tutti, ha fatto l'esperienza della sofferenza e ci ha tracciato la strada per poterla affrontare, ma soprattutto per poter capire il motivo il motivo reale della sofferenza, cioè la nostra salvezza. Ecco. Intanto continuiamo a salutare gli amici che si sono collegati. Ok, Cristiana De Rada ci saluta. Elena: sto rientrando da Milano con tutta la famiglia, si ritorna dal mio padre spirituale messicano. E vai, c'è sempre bisogno di una guida spirituale, infatti la Madonna a Medjugorje lo dice: quando vi confessate, confessatevi spesso, ma anche per crescere spiritualmente. Paolo ci conta: un bacio, buona diretta, cuginetta. Cesare Fanfani, Michelle Carpanzano, Elena Serra, Domenico Mimmo, Elena Serra, ciao ragazzi. Nicolo Marino ci saluta. Angelo De Carlo. Bene, Angela ha parlato del matrimonio. Il matrimonio sappiamo benissimo che è il primo dell'ordine sacramentale, no? Il sacerdozio matrimoniale in una famiglia. E dopodiché viene c'è il sacerdozio particolare, che è la chiamata al sacerdozio, proprio l'ordine del matrimonio, con la consacrazione del matrimonio secondo il Concilio Vaticano II diventa chiesa domestica. E allora perché si riescono a superare le turbolenze di un matrimonio? Si riescono a superare le turbolenze di un matrimonio se si vive il matrimonio sacramentato. Se il matrimonio non è visto come l'unione sponsale, come definiva Gloria Polo, no? Quando mio padre e mia madre si sono uniti, sono entrati in due in chiesa e sono usciti in tre. Allora, se non si vive questo,
il matrimonio, il sacramento del matrimonio, perché si parla che circa il 90% dei matrimoni oggi sono nulli? Perché non essendoci una consapevolezza di che cos'è il sacramento del matrimonio, perché non c'è stata una pastorale, perché c'è stata la secolarizzazione, perché c'è stata la rivoluzione culturale del 68, perché c'è stata la Chiesa che è diventata cattocomunista, perché è diventato tutto un libertinaggio, allora il sacramento del matrimonio si va a concludere semplicemente con due persone che si amano di una passione che nel giro di 6 mesi passa, perché passa, e rimane niente. Allora invece con la grazia sacramentale del matrimonio sacramentato, questa grazia continua a rimanere e l'amore si trasforma dall'eros all'agape e così via dicendo, come Giovanni Paolo II ha spiegato benissimo le forme dell'amore, no? Si è noi addirittura a un certo punto della vita sacramentale nel matrimonio, c'è proprio la chiamata alla castità matrimoniale, perché l'amore è più alto del rapporto sessuale, che per noi rapporto sessuale significa fecondare la famiglia. Adesso forse io esco un attimino magari dal tema di Angela, però avevo piacere di dire di leggere uno scritto di Benedetto XVI su una domanda che le fa un giornalista, una conversazione con Peter Shewald, e quale le dice: sorge una dittatura del relativismo. Lei disse nell'omelia della messa di apertura del conclave che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. E Benedetto XVI risponde: ed è proprio per questo che noi dobbiamo avere l'audacia di dire sì. L'uomo deve cercare la verità, egli è capace di verità. È chiaro che la verità necessita di criteri di verificabilità, di falsificabilità, e sempre deve andare anche mano nella mano con la tolleranza. Così la verità ci mostra anche quei valori permanenti che hanno reso grande l'umanità. Vedete, già in queste parole, i valori permanenti non è che sono tanti, i valori permanenti è la famiglia. In principio Dio creò l'uomo e la donna, e quello è un valore permanente. Quando oggi la società ci sta distruggendo questo valore, ma ti dice ama e fai quello che vuoi, love is love, non ti dice più che è un valore permanente, anche perché abbiamo visto, cioè abbiamo adesso il divorzio breve, in 8 giorni ti separi, cos'è di permanente? La nascita di un figlio, la gioia di un valore permanente, può essere distrutto nel giro di un pensiero di mezz'ora. Non ho il futuro per questo figlio, lo uccido. Hai tolto il valore permanente. Per questo, continua Benedetto XVI, deve essere nuovamente imparata ed esercitata l'umiltà di riconoscere la verità e farla diventare criterio di misura. Il fatto che la verità non regna per mezzo della violenza, ma per mezzo del suo stesso potere. La verità è verità, non si può mentire a se stesso. Uno può mentire e fa finta, si camuffa, si mette una maschera, poi se ne mette un'altra, poi se ne mette un'altra ancora, per cui va al lavoro con una maschera, torna a casa con un'altra, poi dall'amante con un'altra e dagli amici ancora con un'altra, e lui si sente che è nella verità, perché è stato educato con questa situazione, magari in una famiglia
dove non c'è Dio, lui, il bambino, la bambina, ha visto queste verità, ha visto che adesso con le unioni civili avremo dei giovani. Mi dicono: ah, ma io ho conosciuto tanti ragazzi che stanno bene. Bene, vedremo nel futuro questi ragazzi quante maschere metteranno o quali problemi avranno, come ce li hanno anche problemi di figli etero, normale, la vita porta. Se non c'è il seme della preghiera, se non c'è il seme dell'amore di Dio, perché quando due persone si uniscono in matrimonio diventano una carne sola, ma quello è ancora inferiore all'amore che tu devi avere verso Dio. Infatti ti dice: amerai Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Non c'è nulla che deve superare il posto di Dio, neanche tua moglie, neanche tua figlia. Devi amarli, proteggerli, farli crescere, ma al di sopra di tutto devi mettere Dio. E se Dio è verità assoluta, qua per l'appunto continua in questa ultima frase che vi leggo, che il fatto che la verità non regna per mezzo della violenza, ma per mezzo del suo stesso potere, è il contenuto centrale del Vangelo di Giovanni. Davanti a Pilato, Gesù si definisce la verità, è testimone della verità, ed egli difende la verità non con le legioni, ma la rende visibile attraverso la sua passione e con essa la rende operante. Ecco, anche noi abbiamo questo mandato di essere nella verità, nella verità, nella sofferenza, nella verità, nella gioia, nella croce. Questo è il nostro mandato, vivere come Gesù ha visto, non annacquando la verità dicendo: ma io penso, perché quando inizia una persona a dire ma io penso che forse è così, si distacca dalla verità assoluta, che non è la mia verità assoluta e neanche quella di mia moglie è la verità assoluta, ma la verità assoluta è quella di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Adesso continuiamo a salutare un paio di amici, vi chiedo, fate un like e un condividete. Un abbraccio, vi riguardo in differita, la Elena, Rosa Saroglia, altri amici stanno prendendo sezione. Come vi volevo adesso ancora solo un attimo entrare in questa festa di domani, la festa di domani è dei Circoli della Croce, ma è del popolo, la famiglia, come ha detto il nostro presidente. Praticamente è un po' come la festa dell'unità per il PD. Perché? Perché la croce è il quotidiano del popolo e la famiglia, dove il nostro presidente scrive e legge il Vangelo, la buona novella alla mattina e poi commenta le notizie. Oggi è andato molto, ha parlato molto di quella serie fantomimica proprio di Sorrentino, che non c'entra niente con il primato di Pietro. Ormai si banalizza tutto pur di fare audience, pur di fare rimbecillire le menti, no? E dire: ah, ma guarda, il Papa fuma le sigarette, fa di qua, di su, di giù. Non abbiamo capito niente, ci stanno piallando la testa, ci vogliono togliere la verità, è questo. Poi invece il grande nostro presidente ha fatto non mea culpa, ma ha urlato a gran voce che è pronto lui a parlare con tutti quanti del DFN, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e gli è stato chiesto nelle domande: perché non cambiate nome? Perché il popolo e la famiglia è nato già l'11 marzo del 2016, è radicato in tutta Italia. Noi chiediamo con forza, come lo chiede il nostro presidente, agli amici del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, che poi sono i 5, 6, 10 persone che stanno facendo questa pressione, perché i comitati locali
sono aperti e quando gli viene proibito di mettere il logo del Popolo della Famiglia accanto al logo del DFN, fanno la cosa più assurda che possono fare, perché ne trarrebbero vantaggio. Il Popolo della Famiglia è un popolo che è destinato a crescere, perché, come giustamente ormai sappiamo, ognuno ha i suoi valori, no? Il Movimento 5 Stelle ha il valore di ributtare giù tutto il sistema. E sapevamo benissimo, i radicali, la loro era di legalizzare tutto quello che era possibile legalizzare. Ogni forma di movimento politico ha un imprinting e il Popolo della Famiglia, man mano che si sta facendo conoscere sul territorio nazionale, perché ormai il Popolo della Famiglia ancora c'è tanta gente che non lo conosce, per carità, perché non tutti si informano, ma viene riconosciuto con l'unico movimento che ha come principi intoccabili la difesa della vita, l'educazione dei propri figli e la difesa della famiglia. Questi sono i nostri tre baluardi centrali e questi signori che hanno partecipato al Family Day, che hanno fatto queste grandi battaglie antropologiche, se non si riconoscono nel Popolo della Famiglia e continuano a correre dietro a un Parisi, a un Sala, a destra e a sinistra, che le lasciano solamente delle borsettine, e alla fine si ritroveranno con niente in mano, si ritroveranno con una magliettina sopra. Allora, volete fare una battaglia antropologica in cui credete? Bene, il nostro presidente vi ha teso la mano e già il nostro segretario nazionale Gianfranco Amato ha fatto una lettera aperta circa un mese e mezzo fa ai ragazzi del comitato del Family Day, dei Difendiamo i Nostri Figli. L'apertura dai nostri vertici ci sono, e poi se non si vuole cogliere, perché è un po' come, niente, è un po' mi viene da sorridere, a me mi viene da sorridere, no? Che quando si devono unire due cose, o azzeriamo tutto o le due cose non si possono unire, per cui creiamo due entità. Grazie a Dio, se le due entità lavorano sotto lo stesso logo, che il Popolo della Famiglia, ancora va bene, ancora va bene. Ma mi viene molto più da sorridere quando le due entità si spaccano e una diventa il Popolo della Famiglia e lotta per i valori, e l'altro diventa un qualcosa, una cozzaglia di bugie per non arrivare a dei compromessi che la nostra presidenza con la nostra segreteria hanno dato la possibilità. Per cui riflettete, cari amici, se avete delle conoscenze nei vertici, cercate di fare ragionare. Non c'è da cambiare il Popolo della Famiglia, c'è semplicemente da fare un passo di umiltà come cristiani che ci definiamo, altrimenti quale cristiani siamo? Che cos'è il cristiano? È quel sale insipido? Sono quei 120 deputati che hanno fatto passare la legge alle unioni omosessuali? Sono quei deputati che non tutelano la famiglia, però al Family Day erano presenti per fare la mascherina, il passaggio? Sono quei deputati che davanti all'aborto dicono: ma ormai è legge fatta, sono passati 35 anni, cosa vuoi che sia? Sono solo un po' di milioni di bambini che non sono nati, sono solo un po' di milioni di mamme e papà rovinati, perché dopo che si fa un aborto si rovina anche la famiglia, il 90% delle famiglie si spacca. E per cui questo è il diavolo che ci lavora, ragazzi. Noi vogliamo pensare che sia il modernismo, vogliamo pensare che sia una scia culturale del 68, il femminismo, sono menzogne, perché il principe della menzogna è Satana e lui sta lavorando per distruggere il centro, il prisma della società, che è la famiglia.
Ti lascio, Angela, qualche... Beh, sì, no, adesso mi veniva in mente, mentre parlavi, due cose, due considerazioni sono tenute. Prima, tornando un attimino a quello che è la famiglia, mi sono ricordata di quello che era Raggi quando ha fatto l'unione civile con i due novelli... Ottantenni? No, la Raggi a Roma. Ah, no, no, pensavo l'Appendino. Abbiamo avuto gli ottantenni, però a Roma... Divertitevi. E il segreto del matrimonio, secondo la Raggi, era il divertimento, cioè proprio vuol dire non ci ha capito niente, perché comunque... È giusto che lei abbia detto che è il divertimento, perché i valori del Movimento 5 Stelle sono quelli che sono, e quindi dobbiamo capire che appunto la vera forza che hanno loro è quella del cambiamento, però bisogna capire questo cambiamento dove porta, perché può portare a peggio di prima, come anche il cambiamento che adesso vorrebbero fare alla Costituzione, no? Tutti, in Italia oramai basta parlare di cambiamento e tutti a lei cambiamo, un attimino, a volte cambiare, anzi spesso cambiare può portare a peggiorare, quindi dobbiamo fare attenzione di non cadere dalla padella alla brace. Abbiamo visto questa sera, ho preso dei piccoli spunti da quello che era invece il pensiero di Giovanni Paolo II, che secondo me ha molto più attendibilità di una Raggi a capire la profondità del matrimonio, quindi il matrimonio nella realtà è occuparsi dell'altro e non far leva sui propri egoismi. Invece l'altra considerazione che mi è venuta mentre tu stavi parlando era quella delle divisioni, no? Che ci sono o non ci sono. La bellezza poi di queste divisioni, visto che le divisioni le crea il tentatore, è la capacità delle persone divisive e poi far credere che chi divide in realtà è l'altro. No, quindi la menzogna nella menzogna, il falsario per eccellenza. Diavolo, che no? Colui che si mette di traverso, cioè che gira le cose, cioè e te le fa vedere sotto una luce. Sì. Riescono le persone divisive a far credere che i divisori sono gli antagonisti, mentre comunque a buon intenditor poche parole, ma questo per dire... Oggi il nostro presidente ha dato pubblicamente, ha teso pubblicamente la mano per quest'unità che ha sempre invocato, ha sempre cercato, sia lui che il segretario, quindi diciamo la verità sta nell'espletamento verbale, no? Questa verbalità, questa ricerca vera, che comunque fino a oggi è caduta nel vuoto, speriamo che comunque ci sia un po' di riflessione, no? Da parte di chi viene a cui viene richiesta questa unità, anche perché... Perché uniti sì, andrebbe, sarebbe un movimento unico, sì, senza questa divisione che ormai è annacquata. Sì, però va bene, preghiamo, noi siamo fiduciosi, noi siamo certi che il popolo della famiglia non ha fatto nulla per dividere, non ha fatto nessun colpo di mano, ma era una evoluzione naturale di un qualcosa che è nato il giorno del Family Day. Poi ovvio ci sono persone che magari hanno una spinta solo sul sociale, altri che hanno capito, hanno avuto questa illuminazione di capire che comunque le leggi che fanno vanno contro il bene comune, quindi per annullare queste leggi si può intervenire solo dal di dentro con altre leggi, quindi è come dire, un passaggio obbligatorio di impegnarsi anche nell'ambito politico per poter contrastare ciò che nella politica vogliono portare a livello sociale, quindi niente di strano sotto il sole. Quel rammarico che Mario si rammarica lui, che è certo, perché siccome è una testa fine sa benissimo che se il movimento del popolo famiglia nasceva in quel momento urlato da quel palco, le unioni civili non sarebbero passate, certo. Non ci saremmo trovati in questo. Io però vi voglio ancora dire, dopo che legge come ci racconta padre Livio, no, del falsario, proprio inganni, ingiustizie e disonestà. Anche l'ambito del lavoro, della professione, delle attività umane in genere,
che assorbe gran parte del tempo e della vita degli uomini. Possiamo dire che il settimo comandamento, insieme al sesto, è il più disatteso degli uomini, di quei versanti che Satana raccoglie le messi più copiose. Il furto morale non coincide sempre con quello legale. L'immoralità in questo campo è assai più estesa dell'illegalità. Quante volte si offende la giustizia sostanziale, anche se si è in regola con le leggi? Satana fa perno sulla nostra avidità di avere e di possedere sempre di più. Spinge i datori di lavoro al conseguimento di sempre maggiori profitto, disattendendo i diritti e i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. Suggerisce di sfruttare le occasioni che si presentano per illeciti guadagni, insinua di non pagare le tasse, adducendo giustificazioni pretestuose, spinge alla rivendicazione dei diritti e nel medesimo tempo dell'oblio dei doveri, in modo tale che il lavoro perda il suo valore di atto di solidarietà e di amore. Cioè, vedete che per combattere, sconfiggere il falsario, se noi non ci documentiamo, ma continuiamo a leggere Novella 2000, continuiamo a leggere dei libri spazzatura, noi ci faremo fregare la vita, ci faremo fregare la vita eterna, perché qua ci stanno rimbambendo con queste cose, semplicemente per arrivare alla fine della nostra vita senza avere capito chi sono, perché sono nato, perché sto vivendo e dove andrò a finire. Ok? Allora, ci abbiamo adesso la fortuna di avere il nostro segretario nazionale Gianfranco Amato, che continua a scrivere libri. Abbiamo un amico grande, Fabio Torriero, che ha scritto quest'ultimo libro, e ce ne sono altri 20 dietro, con una cultura della conoscenza, di uno studio, un professore universitario. Anna Edet, quella delle origini del totalitarismo, il libro di Benedetto XVI, i libri di Giovanni Paolo II, il libro della vita dei santi. Cambiamo rotta, iniziamo la nostra conversione. E io qua mi fermo. Va bene, allora adesso siamo arrivati un po' alla fine di questa diretta. Vi leggo come sempre il granellino di padre Lorenzo Montecalvo. Oggi, aspettate un attimo che vado a prendere l'inizio. È più lungo di... aspettate, mi sembrava di... ok. Maestro, hai parlato bene, dissero alcuni scribi a Gesù. Quando hai fatto una vera esperienza dell'amore misericordioso di Gesù, non puoi non parlare bene di Lui. Parlare bene di Gesù non significa usare un linguaggio eloquente e non fare errori di grammatica. Per esempio, ci sono professori di teologia che quando mi parlano di Gesù mi annoiano. Invece ci sono innamorati di Gesù che, pur non avendo una preparazione teologica, mi commuovono quando parlano delle realtà del cielo, perché la loro parola mi arriva al cuore. Accade, non spesso, che quando voglio fare una bella figura nel ministero della parola che svolgo, la gente non mi ascolta e non mi dice «hai parlato bene». Invece, quando è lo Spirito a riempire la mia bocca della parola di Dio, molti degli ascoltatori mi dicono con le lacrime agli occhi: «Padre, la tua omelia è entrata nel mio cuore». Una volta San Francesco fu invitato a parlare a cardinali e a vescovi, perché il vescovo di Assisi, se ricordo bene, amava molto Francesco e voleva che egli facesse una bella figura davanti all'alto clero. Gli scrisse il discorso. Quando arrivò il momento di parlare, Francesco mise i fogli da parte e cominciò a parlare delle cose del cielo a braccio. Quando il santo finì di parlare, tutti si alzarono in piedi e fecero un grande applauso. Quando il cuore è pieno di Dio, è lo Spirito Santo che parla attraverso la bocca del profeta. Quando lo Spirito scende sul profeta e gli dice parole di verità, parla al momento giusto, con tono giusto.
Oggi, in questo tempo di confusione, la Chiesa ha bisogno di cristiani che parlino di Dio non per sentito dire, ma perché hanno fatto realmente esperienza della misericordia di Dio. La Chiesa non ha bisogno di professori, ma di maestri. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Bene. Sì, sembra che, che l'avevo studiata. Perché? Mi riconosco molto in questo granellino, per cui ringrazio Padre Lorenzo di Montecalvo, che sicuramente è un sacerdote ispirato e un sacerdote che pregherà tanto per avere questa... Perché secondo me mio marito si riconosce, perché ogni tanto fa gli errori grammaticali. Sì, quelli sì. Perché... e io lo correggo. E lui mi dice sempre, quella settimana lì la maestra ha spiegato quella cosa, io ero a casa con la febbre. Ero assente, però mi recupererò. No, però era presente quando, insomma, sto facendo un cammino del Signore, io sono testimone... Comunque ognuno ci mette l'impegno. Ognuno di noi ha la sua strada, i tempi di Dio sono suoi e non certo. Sono i nostri, per cui fino all'ultimo giorno dobbiamo essere con la guardia alta, perché il falsario, il tentatore ti inganna in mille modi, sì. Ti inganna con le false luci, col potere, con l'adorazione, ti adorano addirittura, per cui bisogna stare bassi. E dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, dobbiamo solo dire siamo servi inutili. Certo. E allora chiudiamo la nostra puntata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E a Dio piacendo, ci vediamo domani tutti a Bologna, tutti quanti in massa, corriamo, andiamo a incontrare il nostro caro presidente Mario Adinolfi e il nostro caro segretario generale, segretario nazionale, all'avvocato Gianfranco Amato, il nostro generale che è tornato dal Messico, da questa missione, mentre lui era in missione in Messico, il nostro presidente continuava le sue missioni qua in Italia, per cui instancabili, e dietro di loro come semplici militanti, e anche loro come si definiscono, servi inutili, tutti assieme del popolo, della famiglia, uniti nella battaglia a Dio la vittoria. Certo, leggo ancora l'ultimo commento, a parte saluto tutti, Angela Umbriano che dice l'unico soggetto politico con valori non negoziabili è il PDF, bisogna unirsi e basta, e il PDF è pronto per l'unità, perché è quello che vuole. Preghiamo perché il divisore è un altro, per cui mettiamo proprio, anche visto che c'è il gruppo di preghiera del popolo a famiglia, io credo che preghi proprio per l'unità dei cristiani, ma non dei cristiani nell'ecumenismo, un attimino, qua stiamo parlando, l'ecumenismo va bene perché c'è un lavoro che la Santa Chiesa con i vari patriarca stanno facendo, noi dobbiamo invece creare l'unità dei cristiani cattolici in politica, nel palinsesto politico nazionale. Salutiamo ancora Massimiliano Capilli che è in ritardo, ma soprattutto, visto che l'ultimo amico che è entrato in diretta è Don Pietro Cutuli, io ti saluto tanto, aspetto ancora che ci sentiamo, ci siamo dati quel bellissimo abbraccio sull'altare a Međugorje, ma ci vedremo e a Dio piacendo. E a me farà molto piacere conoscerlo, insomma. Salutiamo a tutti, buona serata e ci vediamo martedì. Arrivederci a tutti, grazie.